Abbiamo pensato alla realizzazione di un DVD con quella che è l'attività di tutto l'anno per quel che riguarda l'attività di produzione del miele, di assistenza tecnica, di promozione del prodotto e questo in collaborazione col Consorzio Apistico, in collaborazione con tutti gli apicoltori che con passione svolgono le loro attività sul nostro territorio. I nostri uffici assistono regolarmente quello che è questo comparto così importante, pur essendo di nicchia, e attraverso questa realizzazione noi pensiamo di ottenere un duplice risultato, uno di riconoscere questa attività, di riconoscere anche quello che è lo sforzo che i nostri apicoltori fanno, aiutati e sostenuti dai nostri tecnici, con quello che è un obiettivo di divulgazione, di promozione. Di promozione soprattutto dal punto di vista turistico e dal punto di vista dell'utilizzo di questo importante prodotto agricolo. Io credo che la qualità del nostro miele sia riconosciuta anche da chi lo utilizza, in particolare nella partecipazione ai vari concorsi, non solo locali, ma anche al concorso dei Grandi Mieli d'Italia. Quindi con questo io vi auguro che ci sia un buon riscontro anche attraverso questo momento di divulgazione e una buona visione per il DVD. Grazie. È inverno in Valle d'Aosta. Una soffice coltre di neve ha ricoperto in gran parte i tetti delle piccole arnie che durante questa stagione sono state collocate dagli apicoltori nelle postazioni di fondovalle. In questo periodo le api sono solite riposare in una colonia permanente composta da circa 15-20.000 unità. Malgrado le rigide temperature invernali, questi insetti riescono a sopravvivere grazie alle scorte di miele che durante il periodo estivo hanno saputo diligentemente accumulare e anche alla nutrizione a base di sciroppo zuccherino che gli apicoltori sono soliti somministrare loro già a partire dai mesi autunnali. Alle nostre latitudini, infatti, una colonia di api necessita durante tutto questo arco di tempo dai 15 ai 18 kg di miele. Non di rado, inoltre, capita di scorgere qualche apicoltore avvicinarsi agli apiari, munito di guanti e pala, per verificare che le copiose nevicate non abbiano ostruito le porticine di volo delle arnie o che il vento, piuttosto che qualche animale, non abbia creato danni o semplicemente disturbato le colonie di api. In questo periodo, all'interno dell'alveare, la regina cessa di deporre le uova e la colonia di api forma un glomere di forma ovoidale, un ammassamento di api operaie che si stringono fra loro al fine di mantenere costante la temperatura all'interno di quest'ultimo, che di solito è compresa nella parte centrale tra i 34 e i 35 gradi, indipendentemente dalla temperatura esterna.
L'ape, essendo una specie sociale, per sopravvivere deve far parte di una colonia composta da altre migliaia di insetti che vivono e si sviluppano grazie all'attività svolta da ogni singolo individuo. Questo insetto, che fa parte dell'ordine degli imenotteri, dimostra delle grandissime capacità organizzative che gli permettono di vivere una vita ben strutturata ed ordinata all'interno dell'alveare. Ogni colonia d'api, che nel periodo di maggior sviluppo può raggiungere le 70-80.000 unità, è suddivisa in caste ed è costituita da una regina, da api operaie e da un limitato numero di fuchi o maschi, presenti solo durante la stagione primaverile estiva. La primavera è alle porte. A poco le temperature aumentano e le giornate si allungano. La natura si risveglia e cominciano a fiorire i primi noccioli, i mandorli e i salici. È in questo periodo che la regina riprende a deporre le uova, un momento importante e delicato che avviene in modo lento e limitato, fino a diventare sempre più frequente mano a mano che il nettare e il polline di nuove essenze si rendono disponibili. È proprio in primavera che l'apicoltore comincia a visitare con più frequenza gli apiari per controllare che la famiglia di api non sia orfana, cioè priva della regina, oppure malata, e per valutare che le scorte di miele siano sufficienti per lo sviluppo primaverile della colonia, visto che le giornate talvolta ancora fredde o piovose non permettono alle api di uscire per procurarsi il cibo. Se necessario, quindi, l'apicoltore somministrerà loro nuovamente dello sciroppo zuccherino o del candito, che avrà anche lo scopo di stimolare l'ape regina ad una maggiore deposizione, in modo da avere un numero maggiore di api bottinatrici, proprio al momento del raccolto. Le visite vengono effettuate solitamente durante una giornata di sole, in assenza di vento e in modo piuttosto veloce per non raffreddare troppo la covata. L'ape regina, che in patois, dialetto valdostano, è chiamata la maru, è per l'appunto la madre di tutti gli esemplari presenti nell'alveare e la sua funzione è quella di deporre le uova, fino a 2.000-3.000 al giorno, per assicurare il continuo ricambio generazionale dell'alveare. Proprio per questa sua importante funzione è facilmente riconoscibile, in quanto il suo addome è molto più voluminoso e lungo rispetto a quello delle altre api. Nonostante ciò, può essere difficile anche per un apicoltore riconoscerla in una famiglia così numerosa. Per questo motivo, a seguito di accordi internazionali, l'ape regina è marcata annualmente con una serie ciclica di 5 colori diversi. La goccia di colore posta sul torace dell'ape permette così all'apicoltore di conoscere in ogni momento l'età della regina e di valutare eventualmente l'opportunità o meno di una sua sostituzione. Di lì a poco le uova si schiuderanno e grazie all'incubazione e all'alimentazione mediante pappa reale, polline e nettare verranno alla luce nuovi insetti. La vita massima dell'ape regina è di 4-5 anni, mentre gli altri individui dell'alveare non hanno una vita molto lunga. Il fuco vive poco più di 40-50 giorni. L'ape operaia, più longeva, nel periodo invernale vive al massimo 6 mesi, per morire invece dopo solo circa 40-50 giorni nel periodo produttivo. L'ape regina conduce tutta la sua vita rinchiusa dentro l'alveare, depone le uova nelle cellette dei favi e non viene mai distolta dal suo lavoro. In questo è aiutata e seguita da una serie di api cortigiane che le assicurano, durante tutto l'arco della sua vita, la pulizia del corpo e il nutrimento, a base quasi esclusivamente di gelatina reale. Le sue uniche uscite avvengono in occasione dei voli di accoppiamento o di un'eventuale sciamatura. Insomma, una vita tutt'altro che da sovrana.
In questo periodo è frequente vedere un gran numero di api spostarsi in continuazione da un fiore o da una pianta all'altra per poi rientrare nell'arnia. A compiere questi tragitti sono le api bottinatrici, che hanno il compito di procurare l'acqua e il cibo per tutto l'alveare. Queste api, attraverso delle particolari danze, trasmettono alle loro compagne le coordinate del luogo di raccolta. Il cibo che arriva all'alveare viene poi preso in consegna dalle api di casa più giovani, le quali provvedono a trasformare il nettare in miele, aggiungendovi degli enzimi propri e rigurgitando per più volte il contenuto della propria borsa melaria ad una loro compagna. Solo quando il nettare ha raggiunto una certa consistenza, viene immagazzinato all'interno delle cellette dei favi. L'esposizione all'aria e la ventilazione per mezzo del movimento delle ali delle api favoriscono ulteriormente la deumidificazione del miele, portandolo a completa maturazione. A questo punto, le cellette vengono sigillate con un velo finissimo di cera, chiamato opercolo. Un altro elemento nutritivo fondamentale è il polline, una vera e propria fonte di proteine e minerali per l'allevamento della covata, che viene amalgamato al nettare e depositato all'interno delle cellette. Questa sostanza, chiamata dagli apicoltori pane delle api, è utilizzata principalmente per nutrire le giovani larve e viene raccolta dall'ape operaia, le cui zampe sono provviste di particolari attrezzi. Quelle anteriori sono munite di una specie di pettine, chiamato anche striglia, atto a manipolare il polline, e di un intaglio per pulire le antenne. Le antenne sono gli organi sensibili per misurare l'umidità del miele, la temperatura e percepire gli odori. Il secondo paio di zampe è caratterizzato da uno sperone per staccare le pallottoline di polline all'arrivo all'alveare, e il terzo paio di zampe è invece munito di un cestello per il trasporto del polline. L'ape operaia, contrariamente a quello che si crede, è colei che mantiene il controllo di tutta la colonia. Si tratta di una lavoratrice per eccellenza, un individuo versatile, capace, come abbiamo visto, attraverso i suoi attrezzi, di svolgere svariati compiti. Con le ali, ad esempio, assicura la ventilazione dell'alveare, regolandone la temperatura. Con le spazzole e le cestelle del terzo paio di zampe, raccoglie e approvvigiona l'alveare di polline o propoli. Con la lingua, detta ligula, raccoglie ed immagazzina in una speciale borsa della spesa, la borsa melaria, il nettare o l'acqua da portare all'alveare. E con le proprie mandibole è in grado di modellare la cera prodotta da particolari ghiandole dette ceripare, costruendo le centinaia di cellette esagonali che compongono un favo. Le uova deposte dalla regina possono essere di due tipi, fecondate oppure non fecondate. Dalle prime, dopo 3 giorni, schiuderanno delle larvette che, crescendo ancora, grazie alla metamorfosi, potranno divenire api operaie o api regine, a seconda dell'alimentazione ricevuta dalle api nutrici e dalla conformazione delle celle in cui sono state deposte. Celle piccole, di forma esagonale, per l'operaia. Celle allungate a forma di ghianda, per l'ape regina. Dalle uova non fecondate, deposte in celle simili a quelle delle api operaie ma più grandi, nasceranno invece i fuchi. Il maschio delle api, poco conosciuto e spesso confuso con altri generi di apidi, si chiama appunto fuco. Sprovvisto di pungiglione e di tutti gli attrezzi da lavoro delle api operaie, risulta facilmente identificabile per le sue maggiori dimensioni. Ha infatti una corporatura tozza e squadrata, con occhi molto grandi che ricoprono quasi tutta la testa. Il fuco è l'individuo preposto all'accoppiamento con le nuove api regine.
Viene allevato e coccolato dalle api operaie esclusivamente nel periodo delle sciamature, cioè in primavera-estate. Durante i mesi primaverili, la colonia di api cresce e quindi si sviluppa in funzione del cibo che arriva all'alveare. La regina aumenta la deposizione di uova con l'aumentare dell'apporto di polline e nettare. La continua deposizione di uova da parte dell'ape regina porta all'aumento della popolazione, fino a quando, con l'allevamento di una nuova regina voluta dalle migliaia di operaie che si sentono ormai allo stretto, una parte delle api, accompagnate generalmente dalla regina madre, abbandona l'arnia, dando così origine ad una nuova colonia. Questo processo, che rappresenta sicuramente uno dei momenti più spettacolari dell'attività apistica, si chiama sciamatura e non è altro che la riproduzione naturale dell'alveare. L'apicoltore non dovrà far altro che fornire una nuova dimora alla nuova famiglia. Di lì a poco, nella colonia madre, nascerà una nuova regina. Il particolare suono emesso dalla regina è chiamato in gergo degli apicoltori canto. Si ipotizza che questo richiamo sia una forma di urlo di guerra contro le eventuali regine avversarie ancora intrappolate all'interno di altre celle reali presenti nell'alveare. Questo è sicuramente il periodo più impegnativo per l'apicoltore, proprio perché gli alveari vanno seguiti costantemente in maniera da trattenere la sciamatura, in maniera di arrivare poi sulle prime fioriture con tutti gli alveari pronti, quindi tutti gli alveari forti. Le prime fioriture, se parliamo di mieli valdostani, sono sicuramente la fioritura del tarassaco, che avviene all'inizio di maggio, e alcuni apicoltori iniziano appunto a spostare gli alveari su questa fioritura nelle zone intorno ai 1000 metri di altitudine. I mesi avanzano e gli alveari hanno raggiunto la massima intensità di popolazione. Al sopraggiungere dell'estate, gli alveari generalmente sono collocati nelle vallate laterali per la produzione dei pregiati mieli valdostani. In questo periodo il raccolto di nettare ha inizio in maniera intensa. Il lavoro dell'apicoltore consiste soprattutto nel sovrapporre ulteriori melari alle colonie per dare spazio allo stoccaggio del miele da parte delle api. Le produzioni di miele varieranno in funzione delle fioriture che l'apicoltore ha deciso di ricercare e soprattutto dell'andamento climatico. Le caratteristiche organolettiche ed il colore del miele varieranno a seconda delle fonti nettarifere sulle quali le api hanno bottinato. Si potranno trovare, ad esempio, mieli di alta montagna in cui una presenza importante di pollini di rododendro conferisce al miele una colorazione chiara e caratteristiche organolettiche molto delicate. Viceversa, il colore e il quadro aromatico dei mieli prodotti a quote più basse possono essere influenzati dalla presenza di pollini di castagno e presentare una colorazione più scura, dall'odore e dal sapore più intensi. Come ancora, mieli primaverili prodotti in zone di bassa e media montagna, che presentano una consistenza cremosa, di colore giallo, con odore caratteristico ammoniacale, che ricorda il fiore del tarassaco, oppure ancora, mieli con riflessi verdi, con caratteristico odore mentolato e balsamico, che ricorda appunto il fiore del tiglio. Al termine della stagione produttiva, verso la fine di luglio, l'inizio di agosto,
quando il raccolto inizia a scarseggiare e tutte le nuove regine nate nel corso della stagione sono state fecondate, i fuchi vengono cacciati dall'alveare dalle api operaie e moriranno di fame e di freddo davanti all'ingresso delle arnie. Questo processo, che l'apicoltore conosce bene, è un'ulteriore conferma che è cessata l'importazione di nettare e quindi è giunto il momento di effettuare l'ultima smielatura della stagione. Le api vengono generalmente allontanate dai favi colmi di miele con l'ausilio di un soffiatore, il quale permette di liberare rapidamente i melari e di procedere alla loro asportazione in breve tempo. Mentre le api allontanate con un soffio d'aria faranno ritorno all'alveare, l'apicoltore trasporta i melari presso il laboratorio di smielatura. Qualora la percentuale di umidità del miele prelevato risultasse troppo elevata per una buona conservazione del prodotto, ossia superiore al 18%, i melari saranno sottoposti per alcuni giorni ad una fase di deumidificazione ambientale. A questo punto, i favi vengono disopercolati, rimuovendo i sottili tappi di cera, con i quali le api hanno chiuso le cellette contenenti il miele allo scopo di proteggerlo. Il momento di gaver lo miel, disopercolatura, è un bel momento perché ti arriva la fine del lavoro e ti trovi lo miel e tu magari un po' più noioso che a alle avere chi l'anveglia, perché in quella danza potrebbe cadere. Però ecco, bevere l'anveglia che anche nessuno, che anche se forma sulla famiglia, in viuna porti lo miel, te vei che travagliano e aprono tutto il loro modo di fare. Dopodiché, i telai vengono inseriti nello smielatore, dal quale, per forza centrifuga, fuoriesce il prezioso nettare. Il miele, così raccolto, viene versato nei maturatori, passando per un filtro a maglie molto fini che raccoglie residui di cera. Prima di essere pronto all'invasettamento, il miele verrà lasciato ancora decantare per alcuni giorni in appositi maturatori, in modo da eliminare eventuali impurità e le bollicine d'aria che si sono formate durante la fase di centrifugazione. Dopo tanto lavoro e tanta passione, finalmente il prodotto finito. A questo punto, l'apicoltore, che non ha dimenticato le sue api, approfittando delle fresche temperature e delle prime luci dell'alba, andrà a recuperare gli alveari dalle postazioni estive per ricollocarli negli apiari di fondovalle da cui erano partiti in primavera. È in questo periodo che l'apicoltore si preoccupa di effettuare le operazioni necessarie a limitare l'infestazione dell'acaro Varroa,
parassita dell'ape che senza alcun intervento umano sarebbe in grado di estinguere le colonie di api in breve tempo. L'apicoltura ha sempre avuto dei passaggi molto difficili. Posso riferire che già nel 48, nel 54 ci sono stati problemi patologici, che c'era la cariosi, una malattia che prendeva le trachee delle api. E allora in quel momento lì, nel 54-55, si è formato questo consorzio. Poi man mano che sono andato avanti tutte le altre patologie, e poi nell'87 abbiamo avuto la bellissima sorpresa che è arrivato questo acaro, la varroa, che ci ha portato veramente dei grandi problemi, difficoltà di controllo, difficoltà di combatterlo, che ancora oggi si vanno a perdere delle famiglie. Gli obiettivi del consorzio sono quelli di pubblicizzare, di propagandare il prodotto miele Valle d'Aosta in Valle d'Aosta e fuori. Partecipiamo a vari eventi, a varie fiere e manifestazioni che si svolgono in Valle d'Aosta, promuovendo il prodotto miele Valle d'Aosta. Noi abbiamo una sede a Saint Marcel, in località Lilla. Abbiamo un apiario sperimentale dove i tecnici vengono e fanno delle sperimentazioni sui prodotti per poter combattere la varroa. Quest'anno sono venuti a visitarci ben 600 bambini di tutte le scuole valdostane e anche fuori valle. Il lavoro di apicoltrice non finisce magari in laboratorio una volta che si è smilato e che si è invasettato. Secondo me bisogna migliorare la qualità del prodotto per poterlo vendere bene ai nostri clienti o per aiutarli ad acquistare bene. Ad esempio, quando io ho fatto il corso di analisi sensoriale, questo qui mi ha aiutato per spiegare ai clienti come poter assaggiare il miele in un altro modo o per poterla abbinare magari ad una cucina diversa, non soltanto usare il miele come medicamento. I diversi mieli prodotti in Valle d'Aosta si possono poi abbinare a diversi prodotti, per cui il miele di castagno si accompagna bene con formaggi caprini, e un miele di mille fiori si può abbinare bene con anche delle carni, come ad esempio il lardo. Il tiglio si può abbinare in piatti di carne anche più complessi, il rododendro sposa bene con pietanze dolci e quindi con dolci finali o anche prodotti di pasticceria locale, quindi una buona varietà. Il consumatore come fa a riconoscere questi prodotti? Beh, innanzitutto si basa sulla conoscenza anche dell'apicoltore, quindi della sua professionalità, dal fatto che sposta gli alveari in determinate zone, quindi c'è ancora, secondo me, un'importanza per quanto riguarda la fiducia del produttore verso il consumatore. Il miele come dolcificante ha da millenni rappresentato una fonte alimentare, usata da sempre fino all'arrivo dello zucchero. La sua naturalezza, la sua bontà e la sua cultura ancestrale e mitologica ne fanno ancora un prodotto ricercatissimo, che ha avuto un importante ruolo nella cucina e nella farmacopea, specie se pensiamo all'ultimo millennio del Medioevo. Oggi l'uso del miele in cucina sta vivendo una felice riscoperta, non solo come dolcificante, ma anche come ingrediente primario per piatti di carne, in particolare anche per i primi, antipasti e dolci naturalmente. I diversi mieli valdostani vengono abbinati con grande successo alla cucina, con risultati, possiamo dire, di giorno in giorno sempre più entusiasmanti. Anche questo sicuramente è un modo per far conoscere e usare il nostro prodotto. È ormai indispensabile parlare non solo di miele, ma di mieli della Valle d'Aosta e delle loro caratteristiche e diverse sfumature. Unici per il loro legame al territorio montano, unici per i pascoli di rododendro e i pascoli e prati polifiti. La qualità del nostro prodotto e della nostra apicoltura viene riconosciuta ormai da anni nei più importanti concorsi nazionali. Ogni anno i nostri mieli sono selezionati, valutati e premiati nell'annuale concorso regionale dei mieli della Valle d'Aosta,
che si tiene alla fine del mese di ottobre nella città del miele di Châtillon. Ape uomo ambiente, si suol dire, in Valle d'Aosta possiamo dire ibrido d'ape locale, apicoltori valdostani e pascoli nettarifere della Valle d'Aosta sono comunque elementi imprescindibili per perpetuare una stretta simbiosi con la natura e con le nostre tradizioni secolari, questo stagione dopo stagione. L'assessorato agricoltura, oltre a fornire con i propri tecnici l'assistenza tecnica agli apicoltori, sia per quel che concerne la conduzione apistica degli alveari, l'individuazione e la cura di eventuali patologie, è presente anche in qualità di docenti con i propri tecnici ai corsi organizzati dall'Associazione Consorzio Apistico presso la Piazza Sperimentale di Saint Marcel, quindi lezioni teoriche, lezioni pratiche in apiario. Inoltre è presente anche presso i plessi scolastici, soprattutto a livello di scuole materne e scuole elementari, per illustrare quello che è il mondo apistico. E dobbiamo ricordare che soprattutto quest'ultimo aspetto raccoglie parecchio entusiasmo naturalmente da parte dei bambini. Agli appassionati apicoltori valdostani non rimane che offrire al consumatore il prezioso lavoro svolto dalle loro api nello splendido scenario montano della Valle d'Aosta.